Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Io sono Mattia, sono KO. Ho appena finito di registrare la challenge che voi avete sicuramente già visto, che sarebbe la challenge con i prodotti della Degusta Box. Nulla, io stamattina io sto ancora qua. Da notare poi, sto ancora col pigiama. E nulla, raga, allora, i programmi di oggi. A parte legarmi questi capelli perché non ce la faccio più, sono sporchi, quindi ogni volta che devo fare un vlog, sempre così, ma devo legare i capelli, non li sopporto più. Pure li ho alleggeriti, li ho tagliati un po', però vabbè. Programma di questa mattina, vabbè, fare le mie solite cose. Poi, oggi proprio ho voluto fare questo vlog principalmente perché nella challenge dei Gusta Box non sono riuscita a provare le tigelle, quindi oggi faremo un super pranzo insieme dove le proveremo e poi penso che nel pomeriggio mi andrò anche ad allenare. Quindi per questo motivo non voglio parlare tanto perché questo vlog sarà abbastanza lungo perché già so che solo il pranzo ci metterò 10 minuti. Quindi già mi prendo 10 minuti col pranzo e nulla, noi ci vediamo dopo. Nel mentre ho messo già a caricare i file del video, visto che ieri mi sono portata avanti l'editing del video, quindi dovevo solo editare la scena di ieri e la colazione per poi vabbè unire tutto. E adesso mi vado a cambiare perché io sotto ho ancora il pigiama, quindi metto il pantalone, mi sistemo un attimo e ritorno di qua. Cioè, vedete? Oddio, c'è una mosca. Vedete? C'è una pasta che la devo posare, queste ce le mangiamo oggi, non vedo l'ora. E poi devo posare questo e devo posare questo e devo buttare questo. Ho ancora le cose da posare di AS Food della settimana scorsa e devo posare anche le creme. Fu così che una si tolse la vita. Io lo lascio qui, poi vabbè, qua si deve anche riordinare, però almeno così butto la scatola. Allora, io adesso le ho messe qui a caso. Io adesso ho posizionato tutto così giusto per liberare lo studio, però vi prometto che nel prossimo vlog dobbiamo metterci a sistemare tutto, perché so che forse vi possono anche piacere questi video così. Ho tantissime cose da riordinare, voglio fare anche una cernita per quanto riguarda creme e farine, quindi è veramente un caos. Quindi adesso ho poggiato tutto così alla cacchio, quindi adesso ricopro così che non si veda niente e per ragazzi dobbiamo mettere a posto, dobbiamo trovare un attimo una sistemazione perché così no. Diciamo addio anche a lui, ciao! Io adesso le ho appoggiate qui, giusto per, ma da come potete vedere c'è un caos esagerato lì dietro. Qui diciamo però voglio fare una cernita. Però questo lo faremo nel prossimo video. Io nel mentre cambio di look per fare comunque le foto indossate delle nuove collane. Cioè, raga, ma quanto sono belle! Adoro! Comunque, raga, è quasi l'ora di pranzo. Voglio fare un attimo l'immagine di copertina e quindi faccio un attimo l'immagine di copertina e ritorno da voi. E ritorno da voi per fare il pranzo insieme. Allora, eccoci qua, queste sono le tigelle. Raga, qua dice un minuto, però sinceramente adesso le faccio al forno, faccio un minuto e un minuto, anche perché non ho un po' di spazio di là in cucina, ho fame, quindi io penso che in forno non è che succeda qualcosa, quindi le vado ad aprire.
Prosciutto cotto alta qualità, carne italiana, prosciutto crudo stagionato minimo 24 mesi e snack salame Milano. Parto dal presupposto che non mi piace nessun tipo di formaggio, quindi ci andrò a mettere all'interno la Philadelphia, a spalmare la Philadelphia, sto bagnando tutto e poi un pochino di insalata per rendere il tutto più croccante. Eccole qua, pronte pronte, calde calde. No, no, comunque questo prosciutto è bellissimo, questo io l'ho assaggiato, è la fine del mondo, quindi andiamo alla preparazione. Eccoci qua con il pranzo, super pranzo, vi ho fatto vedere la preparazione come bibita Monster Zero. Raga, ne ho bisogno perché oggi non ho preso neanche il caffè, quindi ci sta, poi dopo mi vado anche ad allenare. Questa è la mia preferita. Madonna, adoro! Iniziamo da questa, col salame. Secondo me sono buonissime. Ma secondo voi dovevano cuocere di più? Io non lo so, le ho fatte stare 5 minuti. Buonissime. Non so perché mi è sorto un po' questo dubbio. Anche perché non ci sono donato tante, però avevo la paura che tipo si, non so, si indurissero e quindi alla fine poi erano brutte. Perché il forno l'avevo già preriscaldato. Poi sulla confezione stava scritto 2 minuti. Comunque, assaggiamo crudo. Oggi pomeriggio non devo fare un granché. Allora, bene, stavolta mi prude il naso. Non devo fare granché oggi. Però per questo motivo quindi ho deciso di fare il pranzo così ho. Penso di vloggare anche domani. Domani o la mattina o il pomeriggio. Che, diciamo che c'è il 25 e il 26. Il 26 è stato il mio compleanno e il 25 quello di mia sorella, quindi ci hanno fatto alcuni buoni. Quindi penso che domani andremo a spenderci questi buoni. Quindi penso di vloggare anche domani. Mi è sorto il dubbio che non fossero cotti. Però se la confezione è scritto 2 minuti, l'ho fatta stare 6 minuti, alla fine penso sono cotti. Che non so alla fine la cottura come deve essere. Perché comunque sono morbidi. Ieri abbiamo fatto un ordine, ce l'ho fatto però, c'era anche mia sorella, su un sito, cioè non è proprio un sito, comunque si chiama, io mi dimentico sempre, panifici buoni dentro, panifici buoni dentro, e sicuramente faremo anche l'unboxing, abbiamo preso tantissimi snack nuovi, all'incirca 18 pezzi, comunque raga, top, poi ovviamente ci saranno vari video assaggio. Qual è tra i combo quella che hai preferito? Forse è crudo, È un salame. no, è buono, però non troppo forte salame. Ultima, cotto. Sento un buon profumo, mamma mia. Il pranzo è andato buonissimo. Ah, dobbiamo fare questo. Ma che è H? E nulla, noi ci vediamo direttamente dopo. Sicuramente vi aggiorno, ma io dopo, cioè adesso sto un po', ma verso le 3 scendo giù, mi vado ad allenare.
Allenamento terminato, siamo appena salite sopra, che poi io mi sono messa anche la maglietta al rovescio, ma vabbè. Allenamento andato, primo allenamento della settimana. Adesso sto un po' e poi mi prendo la creatina, poi a mangiare mangerò più tardi perché non ho fame. Quindi a dopo. Non so se vi farò vedere la merenda, non so se vi farò vedere la cena, non lo so neanche io, quindi a dopo. Allora, dicevo io, qualcosa devo provarlo, qualcosa devo provarlo, infatti sì, io devo provare questi prodottini fit porn che non ho mai provato, quindi facciamo merenda, proviamo un po' di qua, un po' di là. Sto registrando con la videocamera, ma ho deciso a novembre, invece a me noi che ce ne fotte, però se voi anche avete consigli, questa è la mia Nikon B500 e se sbaglio una compatta o no, non so come si chiama. Comunque, ragazzi, è scomodissima. Parliamo in termini che ci capiamo, è scomodissima per fare vlog. Infatti, spesso mi dite quando registro i vlog l'audio non si sente bene, anche io me ne rendo conto. L'audio mi si sente bene. A volte ho notato che anche in base al dispositivo che utilizzate, tipo il telefonino di mamma, che è un Samsung abbastanza vecchiotto, non si sentono, che sia video challenge, che sia vlog, proprio anche quando registro con la videocamera oppure con il telefono, non si sente proprio l'audio, è proprio zero, bassissimo. Invece a me l'audio si sente sempre bene, quindi a volte dipende anche dal dispositivo. La cosa principale a me non è più l'audio, perché ok, può essere che si sente leggermente più basso, però è proprio la qualità. Perché ovviamente poi convertendo il file dal telefonino al computer si perde la qualità e quindi è proprio la metà della metà. Si perde tanto la qualità e principalmente io punto su questo. E infatti sì, raga, mi sono decisa che a novembre nel Black Friday ho adocchiato Black Friday, ho adocchiato anche quella che voglio prendere la piccolina con lo specchietto reversibile, così che io riesca anche a vedermi, perché specialmente per i vlog, raga, a volte mi è capitato in passato l'anno scorso, perciò poi non le ho registrate più con questa videocamera, che visto che io non mi riuscivo a vedere, registravo la clip, mi inquadravo, riguardavo la clip e la videocamera stava, cioè praticamente non mi inquadravo proprio perché essendo abbastanza grande poi pesa, andavo veramente scomoda e quindi poi non ho registrato più con la videocamera. Devo fare what it's in a day, allora sì, però comunque sta un po' così. Comunque, quindi la prenderò, mi metto l'anima in pace, la prenderò, perché comunque è un grande investimento, però sa da fa. Allora, tipo adesso, tipo, io già non so come mi sto vedendo, sicuramente bene, perché ho posizionato la videocamera in modo giusto, però ci sta, consigliatemi anche voi, eh. Allora, cosa proviamo? Dai, proviamo prima questo qui, Fit Porn Picnic, la tua nocciotella fit a portata di Grissino. Per 100 grammi, vabbè raga, ma è 35 grammi. Guardate che all'incirca sarà sulle 200 calorie perché sono 35 grammi. Qua vi dicono i valori per 100 grammi, vi dico quelli per 100 grammi. 486 calorie, 24 grammi di grassi, 6 saturi, carboidrati 48 grammi, zuccheri 5, polioli 18, fibre 3,5, proteine 20. Oddio, c'è tutto l'olio sopra. Aspetta. Che sia Nutella, che sia cioccolato, che sia nocciutella. È sempre buono. Adoro. Dai, ragazzi, spezzate almeno snack da portare in giro. Ci sta. Anche se avete bambini, secondo me è bellina sta cosa. Raga, promossi. Ho visto che sono usciti altri due gusti, che sarebbe, se non sbaglio, arachidi e cocco. Io in questo momento ho pistacchio e nocciola bianca. Iniziamo prima da nocciola? Sì, dai. No. Iniziamo prima da pistacchio.
pistacchio con pasta pura di pistacchi senza zuccheri aggiunti, Choco Bar. Valori nutrizionali per 100 grammi, ma considerate che la barretta, quindi giusto la metà, 50 grammi, ha 513 calorie, grassi 38,5, carboidrati 47 grammi, zuccheri 8 grammi, di cui poli 36 grammi, fibre 1 grammo e proteine 8,5, quindi per tutta la barretta 4 grammi di proteine. Wow, ma che bella! Ma che odorino di pistacchio! Wow, ragazzi, è buonissimo. Ragazzi, è veramente buono, il pistacchio si sente. Ragazzi, queste sono da prendere, ne viene quell'angurino. Veramente buona. Non so perché ho pensato subito alla calza fit, forse sto un po' troppo avanti. Però ho pensato molto alla calza fitta, a volte ci stanno chi adora farsi la calza fitta, adora farsi regalare. E se voglio aggiungere un paio di queste all'interno, raga, adoro. Ok, nocciola bianca. Raga, pistacchio è una tira l'altra. Solo che tra le due preferisco di più pistacchio. Sono morbidissime. Non ce l'ho detto, questo è un po' strano. Prendete pistacchio, che le due pistacchio è molto più dura. Non ce l'ho, non mi piace. Cioè, è buona, ma non mi fa impazzire. Quindi, prodotti promossissimi, barretta al pistacchio e questo picnic. Ultimo e me ne vado. Stasera farò una cena super leggera.